Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, sono molto bucolico oggi, ho questo Leandro alle mie spalle e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. C'è un po' di polpa in questo video perché volevo la conferma personale. Con tutto rispetto per i colleghi che hanno anticipato questa indiscrezione, parliamo di Milan News, parliamo di Antonio Vitiello, faccio sempre nomi e cognomi senza problemi. Quindi ho però voluto approfondire e mi hanno confermato che André è un nome che possiamo tener caldo. Ho detto, tanto chi mi apprezza sa come io parlo e quindi inutile specificare. Ho detto di tenerlo caldo, non ho detto che arriverà, ma ho detto di tenerlo caldo, come vi ho detto di non tenere caldi altri nomi che abbiamo nominato, uno su tutti, per esempio Kivior, l'ultimo che mi ricordo che vi ho detto lasciatelo stare. Ecco, quindi non comincio a dare quelli che sono sicuri no ed è più facile di quelli che sono sicuri sì. Il giocatore André è un giocatore da tenere caldo, da osservare in un centrocampo del Milan che indubbiamente effettuerà qualche rotazione, effettuerà qualche cessione, vedremo, però un centrocampo che mi parte già con André che è considerato un eccellente giocatore, un eccellente giocatore, un giocatore che il Milan aveva già nel mirino da, mi hanno detto, anche da qualche anno, da un paio d'anni, adesso forse è arrivata la possibilità di prenderlo, non so se questo comporterà la possibilità della cessione di Benasser, pensiamo a quelli che arrivano, non a quelli che potenzialmente andranno via. Quindi André lo teniamo, Fluminense 2001, giocatore dalle caratteristiche precise, recuperatore di palloni, ma molto preciso. È uno dei giocatori, mi sembra, insieme addirittura ho visto una statistica che insieme a Toni Kroos, quello splendido giocatore tedesco del Real Madrid, è uno dei giocatori con il maggior numero di passaggi precisi, per la precisione del passaggio. È uno dei giocatori più, diciamo, più importanti del panorama mondiale di calcio. Parliamo di centrocampo con queste caratteristiche. Non ho detto che è il giocatore più forte della storia. Ho detto che statisticamente ha una percentuale di precisione nei passaggi straordinaria. Prendiamo atto di questa sua attitudine, di questa sua caratteristica. Vediamo, costo e tu sono costi che il Milan ritiene sempre quando ci sono. Quando vedo dei costi intorno ai 40-50, sapete che mi irrigidisco e dico difficile. Quando invece vedo costi intorno ai 25-30, mi sembra come regola, li controllo e li stimo sempre acquisti possibili quando vedo queste cifre. Però il titolo di oggi, più che André, ne abbiamo già parlato già nel video di questa mattina e anche nel palla di pelle delle 13, è la questione che mi stuzzica. L'abbiamo già detta ieri. Ieri vi ho solo detto che Rabiot era sul mercato perché la Juventus, per chi non l'avesse visto, riconfermo, avrebbe intenzione, dopo aver preso Douglas Luiz, lottare per prendere con buone possibilità Thuram, il fratello del Thuram dell'Inter, vorrebbe andare su con Mainers e la base del centrocampo a livello di qualità la ritiene chiusa. Quindi mancano 5 giorni praticamente al discorso Rabiot, come finirà la trattativa. Mi sembra di capire che a oggi, salvo magari ripensamenti da parte di Rabiot, vista per quello che riguarda la cifra richiesta, in questo momento dire che Rabiot è un po' più lontano dalla Juventus penso che sia frase giusta. E allora non pensavo che mi dicessero un no Rabiot,
come hanno detto qualche giorno fa anche a una collega, invece mi hanno fatto capire di tenere la pista calda di Rabiot. E sarebbe un grande acquisto, perché io, se penso, vado oltre, vado, corro, voli pindarici, vado su in alto. Se io penso di avere un centrocampo, per un centrocampo a tre, e io posso giocarmela con Musa, li cito a caso, Musa, Reinders, Loftus-Cheek, Benasser barra eventualmente André, un Fofana, perché serve un centrocampista così forte, grosso. Non credo che André, che è 1,76, possa essere considerato il centrocampista alla che sì, ma non conosco bene le caratteristiche. E chiudo con Rabiot, in una tre che può essere Reinders, Benassero, chi volete voi, Rabiot, Loftus-Cheek, Rabiot. Insomma, il Milan a centrocampo diventa già tanta roba. Rabiot, giocatore importante anche per sostituire, tra virgolette, Giroud e Kjær. Sostituire certamente non a livello di ruolo, non a livello di ruolo, chiaramente. Sappiamo che non è un centravanti e non è un difensore centrale, ma a livello di carisma, di conoscenze, di esperienza, ci servono questi giocatori. Ecco perché poi il filone Meñanteo, per esempio, mi sto pensando adesso in questo momento, sto riflettendo con voi, l'idea di prendere Rabiot, non dico che magari le tentazioni, se ci sono, facciamo finta, di Teo di andare, ma avere con Meñante e Hernandez una colonia francese, sarebbe importante, sarebbe un motivo in più anche per Teo Hernandez di non avere tentazioni perniciose e pericolose. Quindi teniamo calda la pista Rabiot. Io ormai ho imparato, la differenza è tenere calda la pista o farla cadere. Ripeto, Kivior ve l'ho fatta cadere, con Seisao ve l'ho fatta cadere, perché mi hanno detto no. E quindi no. Rabiot, qualcosa forse è cambiato. Certo, bisogna capire se magari Rabiot scende, è stimolato dall'idea di venire a Milano, giocare a San Siro da grande protagonista. Insomma, perché poi alla fine potrebbe anche addirittura a 29 anni chiudere la carriera vera, i due o tre anni decisivi finali della sua carriera, in un Milan dalle buone ambizioni. Per quello che riguarda l'attaccante non ci sono novità. Quindi è inutile che vi vada a raccontare le solite storie su Zirze. Siamo sempre fermi a quella situazione e per quello che riguarda Zirze, l'attaccante, non ci sono novità pregnanti. Tanto un giorno sì, un giorno no, sentirete il Manchester. Un giorno sì, che un giorno no, sentirete qualche notizia, ma dal Milan non traspare nulla. E chi ricerca di parlare con l'entourage di Chia viene cortesemente respinto. Non c'è nulla da dire. L'ultima notizia riguarda Daniel Maldini. Daniel Maldini, chiariamo alcuni concetti, ha il contratto in scadenza nel 2025. Quindi potrebbe, fra un anno chiude il contratto con il Milan, vediamo quali sono le intenzioni, se il Milan lo metterà sul mercato, però potrebbe certamente perderlo a zero il 1 febbraio del 2025. Per quel cielo l'hanno molte volte accostato al Monza, però voglio ricordare, per chi magari scappasse questa situazione, che il Monza, con tutti i prestiti che sono tornati indietro, è arrivato, avrà una rosa di circa 30-31 giocatori. Quindi, conoscendo bene Adriano Galliani, adesso la priorità, prima di nuovi inserimenti, è quella di cercare di tenere i giocatori che sono tornati dal prestito, necessari e utili per Nesta, Alessandro Nesta, nuovo allenatore, ma cercare i giocatori che vengono ritenuti superflui al progetto,
cercare di venderli. E voi sapete che difficile è comprare, difficilissimo è vendere. Quindi la situazione che vedeva un Maldini che scadenza 2024 è a zero al Monza, no, non è così, perché proprio cade la base, la scadenza del contratto è 2025. A questo momento Daniel Maldini comincerà probabilmente la preparazione il 9 con l'8 con il Milan, e poi cercherà in questo mese, nel quale il Milan è impegnato sicuramente con l'Austria, con il Rapid Vienna, scusato, in Austria, e le tre partite con della tournée americana con Real Madrid, Barcellona e City, più il trofeo a San Siro intitolato a Silvio e Luigi Berlusconi, che ormai sta diventando una meravigliosa tradizione. Ebbene, cercherà di farsi notare, e Fonseca, che arriva secondo me senza prevenzioni alcune, vuol vedere i giocatori soprattutto all'inizio, quando mancheranno i nazionali. Potrebbe essere l'occasione per Daniel Maldini. Quindi queste sono le notizie del pomeriggio. Questa sera, se scrivete, ci sarà il Q&A, risponderò alle vostre domande. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate sempre la campanella e non dimenticate di scaricare il link in descrizione. L'acquisto di Rabiot è un acquisto importante, proprio anche perché è un acquisto che ricorda le opportunità che sempre il Milan di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani ha sempre saputo cogliere, e sarebbe un bel segno che questi plenipotenziari del mercato del Milan di oggi sappiano bene cogliere queste opportunità, come è stato con Kjær e come è stato con Ibra ormai 4-5 anni fa.